Ragazzi, buongiorno. Allora, oggi siamo qui con un ospite speciale, Aldo Masolo. Già lo conoscete? Ciao ragazzi, grazie Luca. Lui è un bodybuilder pro, gareggia in FBB, quindi ne sa. Ed è un atleta enhanced, come dice apertamente nei suoi profili. Apprezzabilissima come cosa e non scontata, quindi va detto. Facciamo una lode ad Aldo. Oggi facciamo un video un po' diverso dal solito, sì. Perché facciamo una chiacchierata sulla questione della preparazione delle gare in FBB. È un argomento che in realtà mi interessa, perché io stimo tantissimo loro che preparano queste gare, perché secondo me è veramente difficile e stressante sotto un sacco di punti di vista. Ho preparato quattro argomenti macro che sono la parte difficile della preparazione delle gare, quindi oggi chiediamo a lui come cosa ne pensa di queste cose. Ok. Allora, prima cosa che mi sento di chiederti è il costo di una preparazione per una gara di bodybuilding, quindi considerando tutto tra dieta, integrazione maxi, anche preparatori, palestre. Si dice tanto che il bodybuilding sia uno sport, diciamo, povero, ma è molto costoso, perché soprattutto quando uno si avvicina alle gare, allora mangi tantissime proteine, quindi sicuramente le proteine costano più dei carboidrati. Addirittura c'è gente che magari va solo a pesce, quindi quello costa ancora di più. Quindi considera che io mangio un chilo e mezzo tra pesce e pollo. Al giorno? Sì. Sono a 1 chilo di carne e 300 grammi d'albume adesso, quindi 1,3 kg. E poi io vario le fonti di proteiche. Tutti i giorni mangio carne bianca, carne rossa e pesce. Cioè, quindi sono già circa 15 euro di proteine solo al giorno. Solo al giorno. Di proteine animali. Sì. Poi dopo, vabbè, il riso, quello costa poco, non è quello. Verdure, anche quelle, io mangio delle zucchine, praticamente solo delle zucchine, un po' di spinaci. Quindi beh, che lì. Però già sono altri 100 euro in più magari al mese, che non è poco. Esattamente. Arriviamo sui 700 euro. Mangio l'avena la mattina, che quella comunque una la prende aromatizzata e poco che costi, comunque sì, anche quella 10 euro al chilo, 10-12 euro al chilo la paghi. L'albumi, anche quelli, prendo già quelli ric, che anche quello costano parecchio. Quindi alla fine l'alimentazione è impegnativa. Poi, per chi non ha gli sponsor, l'integrazione, quindi multivitaminico, omega 3, vitamina C, enzima Q10, un po' li prendi un po' tutti lì, quello che puoi lo prendi. Quindi anche lì ci vanno i loro soldi. E poi dopo c'è, vabbè, tutta la preparazione, tra virgolette, enhanced, anche lì varia in base, diciamo, alla tipologia di prodotti che uno utilizza. Una stima totale, considerando tutto, quanto staresti? Considera anche un preparatore, I preparatori, poco che costino, anche lì costano 200 euro al mese, immagino. Sì, un preparatore buono almeno. Poi dopo l'iscrizione alle gare. Le iscrizioni alle gare sono carissime. Perché che io mi lamento per quelle di powerlifting. Sì, ma quelle di bodybuilding. Allora, no, io da pro no, perché il pro deve pagare soltanto l'iscrizione annuale al tesserino, che sono $275, okay. E poi dopo le gare sono gratuite. Ah, ok. Nei pro. Negli amatori una gara costa 500-600 euro soltanto. Cioè una categoria 250 euro, il tesserino 100 euro, tu ne fai due, sono altre 200 euro, sono 500 euro. Più il colore, che sono altre 150 euro per farti colorare, e quella la devo pagare anch'io. Praticamente per una preparazione di 3 mesi nel bodybuilding si spendono 6-7 mila euro in sì. tutto. Sì, sì. Cioè, ragazzi, è follia. È tanto. È cosa veramente. E purtroppo la gente, molta gente, non dico che si indebita per gareggiare, ma quasi. Ed è anche per questo che magari tante persone non riescono a gareggiare. Non ce la fai effettivamente. Ovviamente nelle federazioni natural ti risparmi tutto il costo dei prodotti, che comunque non è poco. Perché ovviamente se utilizzi dei prodotti di marca. E sicuramente magari una persona natural mangia di meno, vi ha meno costi. L'integrazione penso sia minore. L'integrazione probabilmente non hai bisogno di tutto quello che prendi. Poi dopo magari io faccio analisi ogni 2 mesi, quindi anche lì comunque è un altro costo. Sono 150 euro, 140 euro le analisi tutti i mesi. Vado dal cardiologo una volta ogni 2 mesi, quindi sono altri 100-120 euro di cardiologo. Insomma, una bella spesa. Sì, non è economico assolutamente. Argomento numero 2, che è quello che forse mi preme di più, per quanto riguarda la vita sociale in preparazione ad una gara, quindi quei 3 mesi prima, quanto dura? 3-4? 3 mesi. Come te la vivi te? Allora, io adesso come adesso me la vivo bene, perché mi sono fatto il culo nelle gare iniziali. Però nelle gare iniziali non hai vita sociale. Non hai vita sociale perché di solito da noi la socialità si fa a pranzo, a cena, a mangiare. Quindi non potendo uscire a cena con i tuoi amici o con la tua famiglia, perdi già una buona parte. Ragazzi, questa è una cosa completamente vera, perché poi magari si può dire, vabbè, vedetevi il pomeriggio. Ok, però quante volte vi è capitato di pomeriggio con un vostro amico di non prendervi, non lo so, una Coca-Cola con le patatine?
o un, penso, un gelato. Ragazzi, fidatevi che io quando sono stato a dieta, che ero arrivato in questa condizione, ma le eviti proprio queste situazioni, non ti fa proprio male vedere persone che mangiano cose del e genere, quindi eviti la vita sociale, diventa veramente difficile. Cioè, già se una persona ti chiede vuoi una patatina, a me faceva proprio star male. Sì, sì. E immagino che per te sia, sì, ripeto, sia stata la stessa cosa. Sì, ripeto, all'inizio sì, adesso ci ho fatto il callo, quindi magari addirittura esco con la mia famiglia, mi porto dietro il Tupperware e io mi mangio le mie cose mentre loro mangiano le loro. Hai preso il callo, diciamo. Sì, non mi tocca più, perché sei focalizzato magari esclusivamente sull'obiettivo. Però quando sono le prime gare, che sei alla fame estrema, già io mi ricordo quando arrivavo a vedere, mentre guidavo per la strada, a ricordarmi soltanto i nomi dei ristoranti, volevo dire che ero arrivato. Nel senso che guardavi soltanto e vedevi un ristorante, un bar, e dicevi lì dentro c'è da mangiare. E okay, giravi in macchina e dicevi ristorante, ristorante. E pensavi solo a quello. Io ne ho fatta una del genere. Quando ero in questa preparazione, avevo avuto una gara in questa preparazione di street lifting e il mio nutrizionista mi aveva detto che dopo la gara potevo sgarrare. Certo. Io per una settimana, tutte le notti, prima di andare a dormire, passavo un'ora al telefono per vedere i migliori ristoranti di Roma. È così. Diventa una malattia. Nel senso che dopo ti segni tutti i ristoranti, poi non e poi dopo te ne segni talmente tanti che quando arrivi al dopogara non ne riuscirai a fare 2 su 10, perché dopo alla fine non è che hai tutte, però già ne avevi segnati 10 con tutte le varie caratteristiche, poi te ne veniva in mente un altro e volevi mangiare questo. Ma poi soprattutto la cosa che è da evitare assolutamente, che invece nelle prime gare che si fa ed è un errore, è il rebound post gara, quindi sfondarsi di cibo finita la gara, che quello a livello di salute è devastante. E non è facile. Devastante. Non è facile. Le prime gare mi ricordo che io mangiavo talmente tanto che mi veniva da scoppiare. E da qui andiamo a un altro problema, diciamo, delle gare di bodybuilding, sia natural che enhanced. In questo capita a tutti. La salute fisica ne risente? Quanto ne risente? Allora, sia in entrambe le categorie ne risente, perché comunque sia questa ristrettezza calorica comporta comunque degli scompensi a livello ormonale, a livello interno, che comunque sono veramente forti. In più l'allenamento causa della infiammazione, quindi da un lato c'è l'infiammazione muscolare che comporta delle conseguenze, dall'altro la ristrettezza, dormi poco, sicuramente l'estremizzazione di queste gare è poco salutare. In più, per chi utilizza anche i prodotti, vai veramente in una situazione di veramente bisogna stare attenti. Quindi, come dice Aldo, ragazzi, visita dal medico, mi raccomando. E poi ragazzi, visto che soprattutto sono molti giovani che seguono il tuo canale e anche il mio, cercate di arrivare al massimo delle vostre possibilità fisiche senza utilizzare niente, perché comunque sia un ventenne ha delle potenzialità fisiche incredibili, quindi sfruttatele al massimo. Poi nel caso in cui uno voglia veramente pensare di competere in IFBB o in delle federazioni che portino, non dico all'Olimpia, ma comunque a gare importanti, eventualmente se deve potrebbe fare la scelta di fare passare. Però se uno lo deve fare per andare in spiaggia, sono convinto che se uno si mette a dieta e fa quello che deve fare, ottiene i suoi risultati senza bisogno di estremizzare le cose. Perché è una scorciatoia fatta solo per quello. Per chi gareggia in FBB non dico sia obbligatorio, ma quasi. Però per il resto no. Quindi ragazzi, non fatelo. Io quello che dico sempre ai miei ragazzi, non fatelo. Io devo, se devo dirvi, no, lo fate solo quando siete più maturi e siete convinti di quello che è la vostra scelta. Perché molti mi dicono vogliamo gareggiare. Ok, ma lo sai se ti piace o no gareggiare? L'hai mai fatto? Cioè, se ti piace, ok. Ma ragazzi, se non ti piace, perché devi fare uso di qualcosa che magari non ti piace? Una cosa è salire sul palco, una cosa è farsi tutta la preparazione alla gara da bodybuilding. Non lo sapete se vi piace, se non l'avete mai fatto. Oh, io voglio gareggiare, quindi facciamo uso di qualcosa. Ma tu lo sai se ti piace? Magari fai qualcosa che non ti piace perché l'hai fatto. No, per ragazzi, niente. Ma è vero, cioè, io me ne sono accorto subito quando sono passato al powerlifting e allo streetlifting. Preparare una gara di powerlifting e streetlifting mi diverte. Per me una gara di bodybuilding non era divertiva. Non ce la facevo. E io lo era una sofferenza. Lo dicevo sempre, te l'ho detto anche più di una volta. Se tu gareggi, i momenti di felicità devono essere più di quelli di sofferenza. Perché se vedi che la sofferenza è superiore al divertimento, nessuno ti obbliga a farlo. Anzi, ti fa peggio che meglio, perché lo fai? Se ti piace è un conto che lo fai volentieri. Però se lo devi fare contro senso solo per gareggiare, che c'hai il muso lungo per tutta la preparazione, passi 3 mesi della tua vita in tristezza. Che cavolo te lo fa fare? Che ve ne frega. Dici. Che litighi con la tua famiglia, litighi con la tua amorosa, litighi cosa, non vedi nessuno. Ma chi te lo fa fare? Per salire su un parco e prendere una coppa di latta. Già ne abbiamo parlato un pochino della salute mentale, perché questo era il quarto punto che volevo affrontare. Già ha spiegato Aldo che comunque è difficile la vita in preparazione. Ma per quanto riguarda mentalità e mente nel lungo termine, ti cambia effettivamente? Tu pensi che ti cambi il carattere anche
fuori dalla preparazione? Ti fortifica. Ok. Ti fortifica. E questa è una cosa positiva almeno. Cioè, se tu la preparazione la vivi bene come formativa, ti fortifica, perché il patimento dopo ti aiuta anche in altri campi della vita a sopportare di più. Non tutti sono in grado, ma non perché siano alcuni non siano persone inferiori o no, perché ognuno è fatto a suo modo, cioè ognuno è fatto a suo modo, quindi ci possono essere persone che o trovano la motivazione in altre cose e invece altri invece nel patimento della fame. Il patimento della fame è drammatico, Poi tu l'hai vissuto, lo sai anche te quanta sofferenza c'è nel patire la fame. A livello psicologico sicuramente soprattutto i primi mesi dopo che hai fatto una fame così perdurante, nelle prime gare, rimettersi a posto non è facile, perché ci vuole il suo tempo, perché comunque sia mangi e non riprendi peso, perché comunque sia hai avuto un patimento da mezzo. Quindi anche lì psicologicamente hai questi up and down in cui quando mangi stai bene, magari dopo ti addormenti perché comunque hai picchi glicemici. Insomma, ragazzi, il mio consiglio è, prima di tutto, per gareggiare dovete farvi seguire assolutamente da un preparatore, perché gareggiare da soli è impossibile, anche perché non arrivi neanche in condizione, rischi veramente di buttare via soltanto del tempo e del denaro. E in più devi essere, tra virgolette, portato per farlo, e lo impari solo col tempo, provandoci. Poi te ne sei accorto subito che le diete ce ne sono di quelle che sono troppo estreme. C'è chi è più fortunato, chi è meno fortunato, chi può mangiare un po' di più di altri, quindi magari sopporta di più, patisce meno la fame, ma comunque sia la sofferenza c'è, è una preparazione, devi portare una condizione estrema. Come tutti gli sport in cui si cerca l'estremo. Vabbè ragazzi, io spero che il video sia stato interessante, secondo me lo è, quindi ringrazio Aldo per grazie questa chiacchierata. Grazie a te di essere qui. Iscrivetevi ragazzi a questo canale, al canale di Aldo, che ovviamente vi lascio in descrizione, come sempre. Lasciate mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi. Din 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 din. E? Toro, campanella. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao belli.